ci siamo. Siamo in addirittura di esercizio per la ginnasta Vanessa Ferrari. Tutto pronto, le note potete sentirle, sono quelle del brano celebre di Andrea Bocelli, Con te partirò. E inizia subito con la prima diagonale, Vanessa. Brava. Ferrari, subito applausi per lei. Ricapitoliamo la situazione, il punto è questo: Jade Carey 14.366, 14.166 la russa Melnikova, che si è appena esibita, 14 netto. Perfetto. Per l'inglese Jessica Gadirova, seconda diagonale andata in porto senza una sbavatura. E la parte coreografica ora, quella che ha iniziato Vanessa Ferrari, inizia bene questa enjambé con la divaricata, che è stata eseguita con grande leggerezza ed eleganza. È al centro della pedana qui dell'Ariake Gymnastic Center, dove alle prese ora con un doppio giro, con il doppio giro impugnato che l'ha riportata poi in un angolo. Continua la parte coreografica con la musica di grande enfasi, che è stata scelta, che ha accompagnato il punteggio, che è il migliore di qualificazione, lo ricordo, per la farfalla di Orzinuovi all'angolo sulla sinistra in alto, dove si riposizionerà con la terza diagonale. Dopo aver completato questa parte coreografica, si ripartirà per la parte acrobatica. C'è il dubbio se saranno tre o quattro le diagonali messe dalla nostra Vanessa Ferrari. È ora andata proprio con un triplo salto in avanti, andando sull'angolo. La perfezione, direi, possiamo dirla, è vicinissima per Vanessa Ferrari. Tra poco capiremo anche quale stanno sarà applaudendo tutti, Diego, stanno applaudendo tutti da quello che si vede nel monitor. È anche così. Le sue antagoniste, è così, lo confermo, è un'ovazione per un atleta che io lo ricapitolo, quello che stiamo per vedere. Sono otto le atlete in gara, ci sono tre sedicenni, due ventunenni, una ventiduenne, una ventiquattrenne, trent'anni per Vanessa Ferrari, che vuole coronare la sua incredibile carriera con una medaglia olimpica, che manca e che vuole alla quarta Olimpiade cercare di raggiungere il punteggio per salire su un virtuale podio. Vanessa Ferrari è la quinta delle otto, dunque ci saranno altre tre ginnaste, la giapponese Murakami, la brasiliana Andraghi e la britannica Gadirova. Subito dopo del punteggio che tra poco conosceremo, insomma, dovremo fare i conti con quello che accadrà successivamente. 14.366 è il punteggio della capolista, di colei che ha lo score maggiore. Dopodiché è un 14 netto quello per raggiungere almeno per il momento il podio. Siamo in attesa, andiamo anche a ricordare che c'è una coefficiente di difficoltà che è di 5.9, questo così è stato annunciato, dovrebbe essere stato o meno confermato dai giudici, viene annunciato, poi deve essere valutato nel corso dell'esercizio proprio dalla giuria, che andrà a confermare o meno, e poi andando poi a giudicare la esecuzione somma di questi due valori, che ci darà lo score complessivo e ci dirà su che gradino dei quattro che la precedono, dei cinque, quando sapremo il punteggio di Vanessa Ferrari, si posizionerà l'azzurra, che con la sua tenuta rossa e nera e vicino al suo allenatore di sempre Enrico Casella sta attendendo con il numero 353. Nel mondiale di Aarhus nel 2006 aveva il 363, insomma 10 cifre, una differenza che non ci sia anche in quello che sarà l'esito finale. Comunque applausi Daniele Masala per quello che abbiamo visto sulla pedana, questa è stata un'ovazione sia al personaggio sia all'esercizio. Assolutamente, mi è sembrato veramente un bel esercizio. Adesso siamo nelle mani dei giudici, solo loro che hanno l'occhio clinico, l'occhio tecnico, potranno giudicare al meglio l'esercizio, che al mio occhio, che non è certo un tecnico, mi è sembrato veramente molto ben fatto. Soprattutto gli arrivi a terra sono stati quasi perfetti, cioè senza sbavature. Tensione nell'aria. Il punteggio è di 14.2, è seconda dietro a Jade Carey, Vanessa Ferrari. Dunque nei prossimi tre movimenti, nei prossimi tre ginnaste Murakami, Rebecca Andraghi e Jennifer Gadirova, sarà confermata o meno un avvicinarsi a un possibile podio. Ha scavalcato la russa Melnikova, Vanessa Ferrari adesso è seconda 8.3 come esecuzione, confermato il 5.9 di difficoltà, è senz'altro un momento importante della sua carriera, per l'applauso, per l'ovazione che ha raccolto a Tokyo e per questo punteggio che sicuramente non la vedrà d'oro, ma che la vede momentaneamente in seconda posizione. La radiocronaca continua di Diego Carmignani.
Allora, dall'Ariake Gymnastics Center mancavano tre ginnaste alla conclusione di questa competizione. Una è dietro a Vanessa Ferrari, si tratta della beniamina di casa che è ora un ex equo al terzo posto, Murakami Mai, che ha raggiunto il totale complessivo di valutazione 14.166, 14.200, 14.2 per la nostra Vanessa Ferrari. Dunque davanti, adesso è d'argento questa prestazione, ma se appena conclusa la volta di Rebecca Andraghi, la brasiliana che è tra le candidate per la vittoria finale, è stato un esercizio che è stato applaudito dall'intera arena. C'è stata però una sicura penalità, ha messo il piede fuori dal quadrato, è andato sulla cornice azzurra della pedana, dunque potrebbe costare caro alla brasiliana che, ricordiamo, 22enne, proviene dal oro che è riuscito ad ottenere nel volteggio in questa Olimpiade, ha trovato un quasi oro invece nella all around, un argento che è stato poi statunitense, è stato preceduto dall'oro statunitense. È sorridente, soddisfatta sicuramente da quello che possiamo vedere, è stata incoronata come un po' una beniamina della di questa competizione. È bassissimo il punteggio rispetto a quello che credevamo, ma come sospettavo la penalità di un decimo è fatale ed è quinta ed è podio sicuro. Diego, abbiamo una medaglia. È podio sicuro per Vanessa Ferrari. Manca soltanto Jennifer Gadirova, la brasiliana Andrade è quinta e quindi possiamo festeggiare un argento o un bronzo tra pochissimo, quando si concluderà la prova di colei che ha sostituito Simone Biles, l'altra gemella britannica di origine azera, 16enne, Jennifer Gadirova, è colei che è arrivata dunque nona nelle qualificazioni. Insomma, non si tratta di una temibile avversaria, questo sulla carta, visto che è pronta a vendere cara la pelle per riuscire a raggiungere un podio che in questo momento è di Vanessa Ferrari, seconda o terza posizione. Diego Carmignani in pista, ancora in pedana, ancora la britannica, siamo più o meno a metà del suo esercizio, a occhio. Sì, è stato imperfetto, soprattutto nella parte iniziale c'è stato un arrivo davvero malmesso, rischiava quasi la caduta, dunque giudizio che potrebbe pesare ai danni di Jennifer Gadirova. Conclusiva esibizione delle otto ginnaste che si sono alternate, ricapitoliamo, c'è un potenziale virtuale oro che è quello della statunitense Jade Carey, che ha avuto anche un coefficiente di difficoltà altissimo, 6.3, è stata senz'altro la prova più vicina alla perfezione, seconda la Vanessa Ferrari e adesso applausi anche per la britannica che deve essere al di sotto del 14.2 della nostra azzurra, tra non molto per quello che sarà, come detto, lo score definitivo, per andare a vedere il sorriso che comunque ci sarà, lo possiamo dire per certo, per Vanessa Ferrari sarà sicuramente stata già vicina al proprio secondo papà Enrico Casella ad abbracciarsi, perché la medaglia al collo se la metterà in questa giornata. Diego? Sì, praticamente gli occhi sono tutti sul tabellone, le due gemelle che allora vediamo, momento, le due Gadirova, ma direi che l'argento è veramente ad un passo. Insomma, quello che abbiamo visto è stato un esercizio imperfetto, c'è stata soprattutto la prima diagonale che è andata a finire male in chiusura ed ecco il punteggio che arriva, è un 13.2, medaglia d'argento dalla pedana dell'Ariake Gymnastic Center per la nostra Vanessa Ferrari. Arriva una medaglia dall'Olimpiade del colore, non del metallo, non più pregiato, ma di spessore assoluto, anche nel manuale delle Olimpiadi dobbiamo andare al 1928 per ritrovare una medaglia femminile nella ginnastica. Si trattava dell'Olimpiade di Amsterdam, torna il sorriso per la ginnastica italiana, ma è la storia di una trentenne che è riuscita ad agguantare forse all'ultima chiamata quello che è il sogno di qualsiasi atleta, la medaglia olimpica, la sfortuna, i tre quarti posti in quattro Olimpiadi e adesso quest'argento contro l'impareggiabile prova della sfidante statunitense. Non è stata Simone Biles, è stata Jade Carey, medaglia d'oro, ma la medaglia d'argento che passerà alla storia sarà molto probabilmente, e non solo della storia italiana della ginnastica, quella
della nostra Vanessa Ferrari. Abbiamo detto di una medaglia femminile che manca dal 1928 da Amsterdam, Daniele Masala, ce la siamo un po' detta questa cosa, sì, a microfoni spenti altrove, dalle piccole ginnaste pavesi. Stiamo parlando di una prova a squadre, si trattava, sì, di un argento all'epoca. Questo, Marangoni, come si chiama? Certo, che non molto tempo fa ci ha lasciato, è stata veramente una leggenda di questa, di quella formazione, e quindi abbiamo atteso moltissimo tempo per una medaglia femminile, l'ha atteso per tantissimi anni la nostra Vanessa Ferrari, che è giunta alla quarta Olimpiade, quindi insomma era un'attesa lunga, molto lunga nel mondo della ginnastica azzurra, questo mi viene, sì, da dire. Quasi 100 anni, 93 anni abbiamo atteso questa dal 28 al 21, quindi 93 anni, giusto? Eh sì, e mentre era la Marangoni, Diego, mi ricordo male? Sì, la Marangoni, sì, giusto, con la squadra. Giusto. Oh, posso aggiungere una cosa tecnica? Tecnica per modo di dire, voglio dire, Simone Biles non ha gareggiato, ma anche se avesse gareggiato e anche se avesse fatto un ottimo risultato, comunque Vanessa era sul podio. Comunque, perché seconda, al massimo arrivava terza. Questo anche confrontando con gli score di qualificazione, il migliore era stato quello di Vanessa Ferrari con 14.166, ha superato se stessa Vanessa in questo esercizio, 14.2, coronato tra l'altro, insomma, anche andando poi a rivedere le immagini e confrontandosi con quello che è il passo che prende il nome di Vanessa Ferrari, questo nella zona, come dire, coreografica della esecuzione, ed è un enjambé con cambio ad anello a 360 gradi di rotazione con divaricata, che ha altre specifiche, lo chiameremo semplicemente il Ferrari, che è stato eseguito. E poi c'è stato anche il famoso Tsukara, che con il doppio avvitamento è stata la prima italiana a eseguire questo salto, che prevede insomma salto indietro poi l'avvitamento conclusivo. C'erano, possiamo dire, in questa medaglia d'argento, dunque conferma se stessa anche quelle che sono state le caratteristiche di questa carriera, che a 30 anni, quindi a metà della sua vita, aveva vinto il mondiale, appena quindicenne, lo vogliamo ricordare. Il numero era il 363, lo dicevo prima, il 353 invece quello che gli ha portato fortuna quest'oggi, un'attesa lunghissima per tutta la ginnastica italiana, ma in particolare per questa ragazza che ci ha fatto gioire e che, possiamo dirlo, in tra mille virgolette, ha vinto tra tante ragazzine. Benissimo, Diego, da il Ferrari nel senso del movimento alla Ferrari nel senso di Vanessa, che sta per salire sul secondo gradino del podio. Le atlete da premiare, come hai più volte ricordato, questa volta sono quattro. Sì, sono alla destra sul gradino più basso, pronte a salirci Murakami e la nipponica Murakami Mai e Angelina Melnikova, invece nella tenuta nera ex aequo, bronzo ex aequo terzo, certo. Poi naturalmente Vanessa Ferrari e infine Jade Carey. Tutto questo nella cerimonia che anticipa solitamente le premiazioni è il membro della Federazione Internazionale della Ginnastica Farid Gaibov, il quadrato che premierà per la appunto la vincitrice, la statunitense. Questo anche in una giornata in cui è stata la Cina a dominare negli anelli, è stata l'America, gli Stati Uniti a confermare comunque i pronostici, diciamo la bandiera da stella e striscia sventolato, anche se in qualche modo magari i più addentro di questo sport potranno forse andare a ispezionare per bene quello che è accaduto nel testa a testa fra la nostra Vanessa Ferrari e Jade Carey, perché da un certo punto di vista stavano insomma in qualche modo orecchiando. Non è stato un esercizio così clamoroso, ecco, quello della nostra principale rivale nella corsa alla medaglia d'oro. Poi magari appunto in analisi successive più adeguate, e magari gli specialisti potranno scrivere gli editoriali, come dire, su questa finale che passa alla storia per noi, ma anche per i giochi olimpici. L'altra cosa da dire è che riguarda sempre i precedenti, Franco Minichelli, oro sempre a Tokyo nel 64 nel corpo libero. Intanto, Diego, medaglia, davvero, sì, solo per chiudere, scena a cui abbiamo assistito ormai diverse decine di volte, è una sorta di premiazione fai da te, ovviamente spiega e conosci bene tu il motivo, ciascun atleta prende la medaglia da solo, è una edizione particolare, da solo o da sola, come in questo caso è un'edizione particolare dei giochi, anche per questo motivo, ai noi. Eh sì, è una
sorta di fai da te che in qualche modo fa nello sport in questione, proprio nella ginnastica artistica, il paio con quello che vediamo ogni volta. C'è un'attesa più lunga nell'esercizio agli anelli, visto che abbiamo visto più volte degli igienisti che si sono prodigati e sollevati per l'appunto nel igienizzare gli anelli. Adesso la igienizzata medaglia d'argento che Vanessa Ferrari raccoglie con gli occhi pieni di gioia già dal penultimo esercizio, dal penultimo atleta che è scesa in pedana. Avevamo questa certezza, la brasiliana era una seria minaccia per il terzo posto, poi è arrivata la notizia felice che era dietro, e dunque podio certo, l'argento e il bronzo, o il bronzo probabilmente fa poca differenza per Vanessa, l'importante è che fosse al suo collo una medaglia olimpica. Il festeggiamento ora si completerà con l'atleta americana Jade Carey, appena ricevuto la sua medaglia d'argento, Vanessa Ferrari, dopodiché inno statunitense per concludere questo momento così importante. Da prima pagina sicuramente per lo sport italiano, ieri si è scritta quella decisiva per la nostra storia, le Olimpiadi, con il doppio oro. Questo argento, forse fosse arrivato l'oro, sarebbe stato veramente qualcosa di non a quell'altezza, ma molto simile.